Stava tentando di fuggire dal proprio aggressore con l'intento di rifugiarsi in caserma, un tunisino vittima di una violenta aggressione da parte di un suo connazionale nel centro di Polignano a Mare. A intercettare il malcapitato i carabinieri della stazione di Monopoli, impegnati in quel centro in un servizio di controllo del territorio. I successivi accertamenti da parte dei militari hanno permesso di constatare che l'uomo ha dapprima preteso che il connazionale gli consegnasse una somma di denaro e, dopo aver ricevuto un secco rifiuto, ha aggredito con una bottiglia in vetro il malcapitato, colpendolo ripetutamente alla testa. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione e lesione personale. Con un balzo del 17,4% crescono le ore lavorate in agricoltura, è quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, che conta 112.000 occupati nel settore, il 12% del totale del mercato del lavoro nella regione sulla base dei dati Istat relativi al secondo trimestre del 2021. Una domanda di lavoro sostenuta, precisa Coldiretti regionale, con l'avvicinarsi dell'autunno per l'entrata a pieno regime della raccolta dei frutti autunnali dell'uva da tavola, mentre sta per avvicinarsi quella delle olive, da cui la necessità di prorogare, afferma Coldiretti, i permessi di soggiorno almeno fino al 31 dicembre 2021, onde evitare che molti lavoratori siano costretti a tornare nel loro paese. Sono circa 3.500 le persone che vivono nei ghetti del Foggiano già vaccinate tra le 6.000 che in media risiedono negli insediamenti in questo periodo. Le persone senza documenti che arrivano all'hub hanno anche la possibilità di richiedere in loco il codice STP. Una ulteriore tutela, oltre che un primo passo in direzione di meccanismi che puntino a includere tutti nel sistema sanitario.